Franco Di Giuseppe non ha perso tempo e, approfittando della venuta a Foggia del sottosegretario Giuseppe Castiglione, ha subito sostituito il simbolo dell'NCD con quello di Alternativa Popolare, il nuovo partito che mira a conquistare la leadership nell'ambito dei moderati, ma che al momento è l'alleato principale del PD al governo nazionale, di Forza Italia e del centrodestra al comune di Foggia. Ieri pomeriggio, nella sede del coordinamento provinciale di Foggia, è stato proprio il sottosegretario alle politiche agricole Giuseppe Castiglione a tenere a battesimo Alternativa Popolare di Capitanata. Presenti il consigliere regionale Gian Nicola De Leonardis e l'assessore alle politiche sociali del comune capoluogo Erminia Roberto, oltre ad alcuni amministratori dei vari comuni della provincia. Ma alternativi a chi? Ma siamo alternativi e vogliamo, lo abbiamo sempre detto, noi siamo alternativi al Partito Democratico, noi siamo alternativi però ai populismi, siamo alternativi a Salvini, siamo alternativi a coloro, ai sovranisti, siamo alternativi a coloro che vogliono uscire dall'Europa, a coloro che vogliono uscire dall'euro, non si è ben capito dove vogliono entrare. Noi vogliamo creare un polo moderato, un polo che parli al ceto medio italiano, che parli alle piccole e medie imprese, che sburocratizzi le procedure, che semplifichi le procedure della pubblica amministrazione. Vogliamo parlare alle imprese, a coloro che vogliono creare occupazione, a coloro che vogliono in questo paese creare una prospettiva per i più giovani. Per questo, tra il Partito Democratico e la Salvini e la Meloni c'è un ampio spazio politico che noi vorremmo poter occupare.